La prossima gara sarà il Gran Premio d'Olanda, a Zandvoort. Ci trovavamo su una collinetta, perché mio padre da lì poteva fare delle riprese. E poi si poteva andare fino alla recinzione, dietro la quale c'era il guardrail. Ero un bambino di 11 anni, emozionato di trovarmi in mezzo a quel frastuono e a quei colori. Il rombo dei motori ti entra nelle ossa e arriva fino allo stomaco. Ricordo che la prima volta che vidi quelle auto sfrecciare, pensai, questo è il mio mondo. Dopo 8 giri, un'auto si schianta contro il guardrail in ferro appena installato. Vidi un'auto volare in aria e guardai dentro l'abitacolo. Ma fu un lampo e la macchina si schiantò sull'asfalto. Era il 73 ed ero alla scuderia March. Era Roger Williamson, una delle nostre auto. Era un caro amico. David Burley fermò l'auto, scese e cercò di alzare la vettura. C'erano un sacco di persone che stavano lì a guardare. Nessuno andò a dargli una mano e lui era disperato. Completammo tutti i giri. Le bandiere gialle segnalavano a noi piloti di rallentare, ma la gara non venne mai fermata. Non era abitudine fermare le gare. Quando la visiera è abbassata, si fugge dalla tristezza, dalle difficoltà, dai problemi, dal dolore e dalla sofferenza. E solo quando è tutto finito e rialzi la visiera, ti rendi conto della realtà da cui eri fuggito, di nuovo. Williamson è morto. Nessun giro d'onore e nessun festeggiamento. È evidente che nelle corse siamo tutti alla pari. Nella vita abbiamo bisogno di un po' più di fortuna. Per me, che avevo solo 11 anni, fu terribile. Ma anche affascinante quello che accadde. Era un ragazzo della classe operaia che ce l'aveva fatta grazie al suo talento. Questi fattori hanno un grande impatto sulla gente. Su. Devi svegliarti la mattina, guardarti allo specchio e chiederti: sei pronto a metterti in gioco? Sei pronto a rischiare la vita oggi? Se non lo sei, non hai ragione di essere qui. Dissi a me stesso: devo dimenticare tutto quello che è successo prima, perché amo questo sport. È come una droga. Quando entri nel giro è molto più difficile riuscire ad uscirne.